Ciao. No, ok, è stato davvero inquietante questo ciao. Comunque, oggi siamo tornati alla nostra grandissima e amatissima Captive Minecraft, in cui siamo bloccati all'interno di queste barriere e possiamo allargarci soltanto facendo gli obiettivi di Minecraft. E ovviamente siamo degli zombie perché non abbiamo trovato una cura e nulla, siamo ancora degli zombie, come vedete, da queste mani molto carine e super belle. Lo scorso episodio vi è piaciuto tantissimo, quindi mi raccomando, se anche questo episodio vi piace e volete un altro episodio ancora, lasciate un mi piace e iscrivetevi, che è davvero importantissimo. Comunque, iniziamo subito. Allora, ho un pochettino farmato offline. Infatti, ho sistemato un pochettino qui per terra. Come potete vedere, quel coso lì sopra, però, non si toglie. Ho un pochettino farmato. Ho messo qui della terra che era più carina. Ho messo qui del grano che comunque potrebbe servirci per il cibo. Anche se in realtà abbiamo le nostre grandissime mucche molto belle, che in realtà avrebbero bisogno di un nome. Quindi, per quelle, aspetto voi. Probabilmente ci giveremo una name tag o qualcosa del genere. Daremo un nome. E tra l'altro, ho scoperto che qua c'è anche una chest con dentro una pozione di fortuna. Ora, io non so a cosa serve la pozione di fortuna. Sapevo a malapena che esistesse e non so in realtà come potremmo usarla, perché, ripeto, non so quale sia il suo effetto, però comunque non è male. L'obiettivo di oggi comunque è continuare a riempire il nostro grandissimo monumento con quei cavoli zombie lì sotto. Ciao, sono tuo amico, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Riempire il monumento qui sotto con tutte le nostre bellissime lane, tipo questa qua, non è una lana in realtà, è terracotta, però vabbè. Questa è quella rosa, che in realtà possiamo farla quella rosa, sapete? Beh, il colorante rosa già ce l'abbiamo. Ora però la terracotta non l'abbiamo, quindi dobbiamo andare a cercarla. Va bene. Allora andiamo giù e scaviamo un pochettino. Allora, buongiorno. Si è aperta la prima chest qui, tra l'altro, che c'è un bel niente del melone. Va bene, è comunque cibo. Del koal non c'è assolutamente niente. Mi prendo comunque la chest. E dovremmo allargarci ancora un pochettino per avere questa chest qua. Potremmo fare una torta. Potremmo rendere della pelle. Questo è impossibile. Questi sono tutti molto difficili. Del diamante, dobbiamo prendere del diamante per sbloccarci, perché quello ci sbloccherebbe un sacchissimo di strade. Vattene via, porca miseria. Ok, no, tu qui non puoi starci e non puoi star... Ah, il mio povero tunnel, che carino che era. Sta esplodendo tutto, sta esplodendo tutto. Allora, mi servono dei diamantini. Abbiamo detto questa non la possiamo ancora prendere. Scendiamo ancora. Sento una signora strega. Mannaggia, fosse soltanto una. Salve, signore streghe. Via, facciamo così. Wham, wham. Oggi non dobbiamo morire, ovviamente. È come l'altra volta. L'altra volta siamo morti, in realtà. Però questa volta dobbiamo stare più attenti. Mi si è rotta la spada. Questa cosa non l'avevo calcolata. Porca miseria, porca miseria, porca miseria. Ok, è morta. Io però ora con mezzo cuore cosa faccio di preciso? Allora, ho fatto su e giù e mi sono craftato un pochettino di cosine. E tra l'altro ho preso anche un secchiello d'acqua. Perché io, da bravo speedrunner, mi è venuto in mente: ma scusate, perché con tutta questa lava non facciamo un bellissimo portale per il Nether? E effettivamente è una grandissima idea. Per non sprecarla, facciamo così. Almeno non sprechiamo nessunissimo blocco. E poi facciamo voilà. È perfettissimo. Non so se funziona anche in questa versione di Minecraft, perché è una versione leggermente più vecchietta, però dovrebbe funzionare lo stesso. Ok, benissimo, facciamo così, così. Ho fatto un danno, ho spento tutta l'ossidiana. Spero che sia rimasto un pezzettino di lava tipo qua sotto, perché altrimenti sono nella cacca. Ok, c'è un pezzettino qua sotto, benissimo, che fortuna, prendiamoci questo. In realtà ce n'è più di un pezzettino. Poi facciamo così e... Dov'è finita? Cosa... Non ho capito cosa... Dov'è finita la lava? Va bene, non facciamo domande. No, ma cosa sta succedendo, ragazzi? Ma io sono davvero confuso con questi secchi. Ok, dovremmo teoricamente aver fatto tutto. Buonissimo, mi sono scordato l'accendino. Perfetto, torniamo su a prendere l'accendino. Allora, ho preso l'accendino e accendiamoci il portale e vediamo se ci dà l'advancement subito, subito. Aiuto, dove sono? Aiuto! Buongiorno, mondo. Ok, molto interessante. Però non ci dà l'advancement ancora. Porca miseria, dobbiamo trovare i primi diamanti. Dobbiamo per forza trovare i primi diamanti, non ci posso credere. Vabbè, intanto almeno abbiamo il portale. Ora dobbiamo continuare quindi a scavare sotto. Qua chiudiamo la lava e ricordiamoci che se dovesse servirci ce n'è un pochettino qua sotto. E continuiamo a scavare verso il basso. Trovato un altro spawner, che tra l'altro non si può neanche attivare perché è fuori safe. Topissimo, top, top. Rubiamoci tutto, mi prendo anche questa chest. Grandissimo, altra clay. Oh yeah.
riesce per farci l'altro blocchettino. L'inventario è un po' pieno, però non sto trovando niente. Cavolo, il nostro obiettivo è quello di fare gli obiettivi di Minecraft. Però l'obiettivo è quello di... vabbè, ok, abbiamo capito. Però è un po' complicato, perché se non trovo gli diamanti non posso andare avanti. Qui sotto c'è qualcosa sicuro, guardate. Ecco, visto? Non c'è niente, però sento degli zombie. Continuiamo a scavare qua sotto. Un'altra caverna, ma ho finito il cibo. Porca miseria, ho soltanto un pesce cotto. Allora, vediamo, ci saranno dei diamanti qui. Tu perché della cobblestone me l'hai rubata, eh? Va bene, buongiorno. Oh mamma, ci sono troppi creeper, non esplodere. Ok, dice della clay, dobbiamo assolutamente prenderla. Voilà. Cos'è questo posto? Ciao, io stavo cercando dei diamanti, non li ho trovati, sarò onesto, e non li vedo neanche. Che cosa... cos'è questa stanza? Devo mangiarmi della carne cruda. Provo a scendere, se non vi dispiace. Winter Vault, devo spaccare questo? Cosa cavolo sta succedendo? Non sto capendo, aiuto. Stanno spawnando delle palle di neve che se le lancio fanno questo effetto qua. E devo penso ucciderli tutti fino a che non trovo il codice giusto. Ok, ma è interessantissima come cosa. Quindi questi cosi nascondono un codice, eh? Quindi in sostanza deve rimanere un numero soltanto per ogni colore. E quello sarebbe il codice. Penso sia così. Ok, forse l'abbiamo fatto. Ok, devo spaccare questi cosi qua e mettere il codice che è 3 rossi. Quindi 1, 2. 3, 2 gialli, 5 blu, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e infine i verdi che sono 7, 5, 6 e 7. Oh, è giusto! Ma che cavolo? Che cosa sta succedendo? Ciao, questo... buongiorno. Ma tu che ci fai qua? Ma che cavolo? Tirami fuori da qua, muoviti! Ma tu che cavolo ci fai qui? Tirami fuori da qua, sono arrivato, non lo so, mi hai chiamato tu, cosa vuoi? Hai per caso di diamante? Sono tornato, ciao! Ma che cavolo di poteri hai, scusami? Dove stai andando? Non lo so, ho questa roba qui nell'inventario, tieni, potrebbe servire. Ma puoi tornare sopra! Come hai fatto a tornare giù? Ma è bellissimo! Io c'ho spazio! Ah, ma guarda te che storia! Ma tu sei bruttissimo, che cavolo ti è cambiata allora, la faccia? Ascoltami, tu sei un creeper, vieni su, dove cavolo sei finito? Sei un creeper, vieni su! Oh mio Dio, sono un creeper! Ma cosa non mi hai fatto? Io non ho fatto nulla, non so neanche perché tu sia qui. Allora, io stavo cercando dei diamanti. Non so se sei presente come sono fatti i diamanti, perché se facciamo degli achievement qui si allarga tutto. Allora, buddy, mi devi aiutare a trovare un diamante, perché sennò non andiamo avanti qui. Sì. Non lo possiamo trovare sottoterra? È certo che lo possiamo trovare sottoterra. Dobbiamo andare a scavare lì sotto. Il problema è che io non... Allora... è un'avventura difficile. Non lo so, io eviterei perché loro sono i miei amici. Sai, mi sono ritrovato qua da solo e ho soltanto questa mucca. Non posso esplodere, vabbè, fa niente. Mi hai ucciso la pecora? No. No. Guarda, la tua vita sarebbe stata a rischio. Guarda, se vuoi, loro sono gentili che ti danno del cibo se vuoi mungerle. Allora, mi cuocio questa cosa e poi andiamo a cercare i diamanti. E mi aiuti con il tuo potere da... Che cavolo? Dove li trovate queste cose? Non lo so, mi sono apparse addosso. Va bene, svuotiamoci qua, guarda, non ti preoccupare. Le ceste sono belle capienti. Signor Creeper Buddy, non so cosa tu sia di preciso. Guarda, questo è il mio obiettivo qui dentro. Che cavolo? Ah, volevi esplodere? Capisco, sì. Questo è il mio obiettivo. Devo completare questo diamine di monumento con le terracotte. Però non è molto facile e mi servono i diamanti perché altrimenti non posso espandermi, vedi? Così ne ho completato uno e sopra mi hanno dato delle ricompense rose. Vieni a vedere. No, le voglio via, le voglio non io. Non mi picchiare che non devo morire. L'obiettivo è non morire. Non devo morire. Video. Ma scusa, ma se muori non è un achievement. No, guarda, c'è Loco. Cosa? C'è Loco spawnato. Ah, ma è Loco? È Loco lui. Ciao Loco, come stai? Però non farlo, oggi è timido. Penso che ci sia qualcosa qua sotto a questo punto. Oh, yes, sì, scaviamo ancora. Ho trovato un mineshaft. Forse andiamo. C'è qualche cosa. Oh, non andiamo. C'è niente. Le rotaie prendile che servono per gli achievement. Che però te ne sento fai degli rotaie. Allora, ma non so se hai capito che gli achievement mi fanno più spazio, mi fanno espandere, io vado mi fanno sotto. Continua. Non c'è niente nemmeno sotto. Sì, ma è molto claustrofobica come cosa. Porca miseria, dovrebbe esserci per forza qualcosa. I diamanti dovranno esserci pure in questo cavolo di... Mi si è rotto il piccone, devo usare quello in ferro. Sento dei ragni dannati. Clay, buonissimo, questo mi serve per il monumento. E c'è anche una caverna qui dietro con della lava. Vado io, tranquillo. Allora, a me serve il diamante. Non so se è presente come fate. Quello azzurrino bello che quando lo guardo... Questo c'è un diamante? No, mi hai fatto spaventare. I tuoi occhi? Sì. No, i tuoi occhi non sono diamanti. Senti, Non sei così romantico. Allora tappiamo sta lava e continuiamo a scendere. No, ma la lava serve. Tranquillo, ne ho un sacco di lava. Ho già fatto il portale perché sono un pro speedrunner. Beh, vai, andiamo, dai. Su, non magari sono pronto diamanti, a questa no. cosa, però. Non sono. Ci sono pronto. Dei miei amici, Nico, guarda. Picchiali, non sono tuoi amici. No, anche io guarda, pensavo ciao. Che gli zombie fossero miei amici, però non sono miei amici. Oh, porca miseria. Porca miseria, no.
Ok, dimmi che ci sono dei diamanti. No, non ci sono i diamanti. Porca miseria. Ma dove sono i diamanti in questo cavolo di mondo? Togliamo sto spawner di Silverfish immediatamente, tipo subito. Oh, wow. Ok, mancano un sacco di occhi, tra l'altro. Come faccio a attivare sto coso? Io come faccio? Ma mi ha preso tutte le cose. Di diverso, non le ho prese io. È esploso un creeper vicino. Andiamo via da qua, eh. Via, scava ancora più in giù. Forse a livello 12 sono i diamanti. Ma che cavolo c'è qua sotto? Oh, porca miseria. Tieni il tuo piccone, che mi fa schifo averlo nell'inventario. Vieni. Buddy? Dimmi. Credo di aver trovato i diamanti. Andiamo. No, no. Ciao Nico, io sono qua, ci sono i diamanti. Non c'è nulla. Certo che comunque io non ho parole. Corri prima che gli zombie si impossessino di tutte le armi. Ho preso un secchiello. Hai pure tappato qua. No, certo, vabbè. Avevo paura del nostro amico zombie. Ho capito, sono anche io uno zombie, posso parlarci, è mio amico in fondo. Non penso che risponda. Picchialo, picchialo. Picchialo, salta e picchia. Ok, vedi che è stato facile, però mi sono scordato di prendere un piccone, quindi dobbiamo spaccare la stone a mano. Allora, acqua, via. Mi devo riprendere tutto il cavolo di loot, tutto il mio loot. Via, 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 via. Nico, ho preso delle torce. Ho capito, Nico. Ma quello era il mio coal. Nico, abbiamo i diamanti. Sì, ma era il mio call. Lo stai sprecando. Ma niente tu. Del tuo dannatissimo call. Ecco. Però vabbè, ho messo le torce. Vabbè, hai fatto una buona cosa per la prima volta in tutto il tempo del mondo. Ho due cuoricini. Ho solo due cuoricini. Ho un cuoricino. Stammi lontano, per favore, stammi lontano. Oh, mamma mia, quante ricchezze ci sono qua sotto. No. No, 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 Badi, aiutami, per favore, aiutami, per favore. E non posso, Nico, c'ho tre cuori, se cazzo mi lancio giù muoio. Io mezzo cuoricino, mezzo solo. Metti le tue cavolo di torce, sono qua a terra. Porca miseria, ma siamo amici, siamo zombie entrambi. Dov'è sto diamine spawner? Penso qua, io, via, penso via, io. Levalo, levalo, ok, dammi il piccone in ferro, dove ce l'hai? Ti prego, dimmi che l'hai preso. Ma quante roba nell'inventario, scusami. Ok, io prendo tutto. Non ho nulla, sotto, sono vuoto. No, sì, tranquillo, prendi. Io prendo tutto quello che c'è qua sotto. Poi dopo vediamo, non ti preoccupare. Enderpearl, buone, queste ci servono per andare nelle end. Ok, prendo tutte queste, poi andiamo su qua. C'è la tua TNT di prima, se la vuoi. Sto rubando le ultime ricchezze da qui. Dai, sotto. Dai, muoviti. Tu sei già al portale. No, per favore, uno, che l'ho buildato prima. No, no, 4. No, guarda, okay, gli ultimi pezzettini perfetto di oro. Dai, no, avevi incluso anche la TNT? Certo che porca TNT. Miseria, porca miseria, c'è uno scheletro che mi sta uccidendo. Dammi questo coso, via, vattene, via. Mi ha dato anche l'arco, gentilissimo, arrivo da te. Stavi per caso provando a prendere quella chest? No. Guarda, vieni qua nel Nether, vieni qua nel Nether. No, non funziona, non funziona, vieni nel Nether. Guarda, facciamo l'obiettivo e si allarga di un altro blocchetto e si sblocca questo spawner che non ha un bel niente, però ci sono un botto di blaze e questo direi di farlo la prossima volta, eh. Una spugna. Sì, prendi tutto quello che riesci a prendere, però qui, ecco, appunto, addio. Sono morto. Buddy, ma qui non c'è più niente. Dove cavolo hai messo tutto? Beh, un po' di roba ce l'ho io. Un po' si è bruciata perché i blaze sono cattivi. Andiamo. Ma come su sei veloce, bruciata? Non rientra. Ti fare domande, muoviti. Facciamo che il Nether facciamo prossima volta, eh. Forse sì, è meglio, sì. Sì, sì. Magari sì, con l'armatura in diamante. Forse è meglio. Beh, che dire? Perché siamo qua? Boh, ma io ho tanta voglia di buttarmi nella lava. No, no, con tutti i miei diamanti no, anzi, guarda, ti invito a fare una cosa. Com'è che hai fatto venire? Dov'è il TP? Non si può tornare sopra da qui? Vabbè, io direi che per oggi è tutto. Nel prossimo episodio andiamo nel Nether e amplieremo i nostri orizzonti con, non lo so, magari qualcun altro che troveremo in giro che possibilmente non sia uno zombie come questo. E nulla, se questo episodio vi è piaciuto comunque lasciate un mi piace e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Buon Natale a tutti e felice anno nuovo.